Eccoci qua, mi trovo nel lato di Victoria Embankment per farvi vedere il monumento più antico che c'è qui da questa parte di Londra. Ovviamente lo avete già riconosciuto, c'è la Sfinge con l'obelisco, un obelisco che è del 1450 avanti Cristo, concesso dall'Egitto alla Gran Bretagna. È chiamato il dito di Cleopatra, ma la cosa che vi volevo far vedere, un piccolo particolare dai particolari che si può capire la storia, vedete il muro come è rovinato? Bene, tutto quello che voi vedete qua sono le mitragliatrici degli aerei tedeschi che sorvolavano i cieli di Londra durante la prima e seconda guerra mondiale. Vedete, una pallottola ha anche rovinato la Sfinge e ha rovinato la storia millenaria di questa bellezza che oggi è qui a padroneggiare sulle sponde del Tamigi e la Sfinge. E ora vi porto a far vedere un veliero, ma non è il Catisarc. Ed eccoci qui al The Golden Hind, che è un veliero praticamente parcheggiato qui da molti anni, che è stato anche scene di molti film, pub, ma la sua particolarità è che ha navigato tantissimo, ha navigato in tutti i mari, in tutti gli oceani del mondo. Ed è qui rappresentato proprio da questa mappa. Pensate, questo che non è molto grosso, non è come la barca dei pirati, però ha circonnavigato il mondo per poi venire qua, a stabilizzarsi qua. Gli inglesi sono sempre state al numero uno. Ecco, questo è un'altra cosa che volevo far vedere, ma soprattutto anche questo scorcio di questa parte di Londra molto particolare, che si respira proprio la storia. Guardate questa chiesa, messa così, diroccata, con il suo rosone ancora integro. Guardate la bellezza di questa parte, di questa chiesa. Quindi immaginate qui, proprio vicino alle prigioni, qui c'è ora un'attrazione, ma erano delle prigioni vere, è Winchester Palace. Vedete come era ai tempi, con il tetto, cioè vedete ancora il rosone. Eccolo qua, era un tetto di legno, ma ancora oggi, a testimoniare l'impronta del passato, qui oggi è un'attrazione. Però come vedete c'è una blu targa, una targa blu che identifica The Clink 1144-1780, che è una prigione medievale. Questa era veramente una prigione dalla quale si entrava e non si usciva più. Sentite anche la musica. Sentite. Si può riassaporare la storia. Ed eccolo, l'Anchor Pub, uno dei pub più belli. Vedete, anche qui ci sono dei murales molto belli. Guardate, ovviamente è raffigurato Shakespeare. Guardate come è rimasto al solito, proprio come era al tempo, rifatto un po' le porte, ritinto, ma più o meno è l'Anchor Pub che tutti conosciamo. Eccolo qua. È un'attrazione, un'attrazione, ormai è diventata un'attrazione turistica. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché ora in questo momento è chiuso, però è il classico pub inglese, che poi un giorno mi ci porto, è un pub. Mi ha colpito questo punto di Londra, che non sapevo che esisteva, perché probabilmente è stato fatto poco tempo fa. Sembra un muro sporco, ma in realtà, guardate, un capolavoro. Non è mai ciò che appare, bisogna sempre guardare la vita e il mondo da una giusta prospettiva, solo così si potrà ammirare le meraviglie. Il South Bank di Londra in questo periodo natalizio, guardate come si veste,
hanno inventato questi, come poterli chiamare, i glu di vetro riscaldati, dove è possibile mangiare qualsiasi cosa, vedete, con questi bicchieri, però non sono veri, sono di plastica a vederli da qua. Però intanto guardiamo ancora questa South Bank. Questa è la pista dedicata allo skateboard. Eccoli qua, qui stanno veramente ore. Io se ci monto tronco ovviamente il tutto. Intanto vedete i colori, gli alberi con tutti i neon che danno già un'atmosfera natalizia.